Ciao amici, buongiorno a tutti. Oggi vi propongo il pane ferrarese e più in particolare la coppia ferrarese. Allora, come vedete, ho preparato la planetaria, è una cosa che si può fare tranquillamente anche in casa. Allora, abbiamo 1 kg di farina zero, 350 g di acqua, 40 g di olio, poi userò la pasta madre, 3 bustine, dal momento che ce ne vanno, diciamo, 2 ogni mezzo chilo, ma sto un pochino più basso, l'ho già provata in un'altra ricetta, come sapete. Poi, udite udite, oggi proviamo la ricetta vera e propria con lo strutto, quindi 60 g di strutto di maiale e 20 g di sale. Allora, cominciamo, mettiamo i liquidi in planetaria. E metto anche lo strutto. Questa sarà una ricetta molto buona, molto molto gustosa. Ovviamente, insomma, chi mangia la coppia ferrarese sa che la coppia ferrarese è fatta con lo strutto, non con l'olio. E quindi oggi ve la propongo. Cominciamo a mescolare. Adagio all'inizio in modo tale da fare sciogliere appunto lo strutto e intanto metterò le bustine di pasta madre nella farina, come vi ho detto 1 chilo di farina. Mettiamo un po' di farina. Abbiate sempre pazienza, allora se lo strutto lo tirate fuori prima dal frigo potete accelerare questa modalità. Siccome io l'ho appena tirato fuori, l'ho inserito, voglio che si appunto liquefaccia. Sentiamo con le mani. Si sta sciogliendo. Lo strutto, oltre a dare il sapore, aiuterà molto nella cottura. Perfetto. Bene, proseguiamo. E mettiamo anche il sale. Prendiamo tutta la farina e lentamente diamo un primo giro, poi finiremo l'impasto a mano. Aggiungo un pochino d'acqua. Perfetto, adesso finiremo a mano. Togliamo l'impasto deve essere abbastanza consistente, ma è normale perché ovviamente questo impasto non ha una grande presenza di acqua. È un pane a pasta dura, per farla breve. Adesso dobbiamo lavorarlo e dovremo lasciarlo lievitare. Adesso va lasciato lievitare 3 orette circa e poi ci rivediamo qua, vi faccio vedere come funziona la faccenda. Ci vediamo tra poco. Bene amici, come vedete è lievitato e adesso lo dividiamo. Allora, dovremo fare dei pezzi lunghi. Vedete qua, ho preparato anche questa macchina, che è la macchina per fare la pasta, perché per fare questo tipo di pane è necessario appunto
appunto un tipo di macchinario che ovviamente almeno io non ho a casa, ma credo a casa nessuno di noi l'abbia, e serve proprio per spianare il pane. E quindi userò questa macchina per fare vari passaggi in modo tale da avere delle strisce circa lunghe così, 5 cm di larghezza e di lunghezza circa 30-35 cm, che ci serviranno poi appunto per fare questo pane ferrarese. Adesso vi faccio vedere. Fate, diciamo, lo spazio più largo. Un po' di farina. E poi di nuovo. Mettiamo sempre un po' di farina e vedete che è ancora piuttosto grosso. Allora io con la macchina vado, diciamo, ad un spessore un pochino più stretto. Arrotoliamo, cominciamo con la mano così e poi, mentre fate questa operazione, spingete leggermente. Io qui farò non un ragnino ma una sorta di grissino ferrarese. Adesso questo lo metteremo su una teglia coperto e lo metteremo in forno per circa un'oretta, che dovrà lievitare, e dopo lo cuoceremo. Io mi sono leggermente inumidito le mani, il palmo della mano, perché sennò con la farina questo grissino non viene. Vedete, tenete sempre un dito qua, perché sennò questo ultimo lembo di pasta scappa e non combinate nulla. Sono due grissini, adesso li copro con un canovaccio e li metterò in forno a lievitare. Ho preso uno di questi, li ho tagliati a metà. Se voi non avete la macchina non è un problema, dovete usare il mattarello in modo da fare delle strisce lunghe. È un bel pezzo di pasta, possiamo dividerlo a metà e fare ovviamente l'operazione di prima. Mi sono inumidito leggermente il palmo della mano, e questo lo lasciamo da parte. Come vedete, noi prendiamo questo, lo attacchiamo e lo apriamo qua così. Questo è il ragnino, anche questo lo metto in teglia e deve lievitare. Prendete, tagliatelo
a metà e poi cominciate. Qui dipende solo dalla vostra creatività, non ci sono limiti, anche se ovviamente la coppia ferrarese è un ragnino, tutti lo avete visto, e quindi e lo teniamo da parte, idem. Ecco, queste sono le tipologie di ragnini e adesso mettiamo tutto in forno a lievitare per circa un'oretta e dopo passeremo alla cottura. Tra un'ora accendiamo il forno a 200 gradi e li cuoceremo direi 25 minuti, ma ovviamente controlliamo il forno e dopo vi faccio sapere. Ecco amici, questa è la prima sfornata, come vedete direi che questi ragnoni sono venuti molto bene. Sono veramente soddisfatto. Li ho cotti a 200 gradi per 20 minuti. Adesso sto procedendo alla cottura degli altri e alla fine vi farò vedere tutto l'insieme del pane. Siccome ovviamente non verranno mangiati tutti stasera, una parte li congelerò e poi verranno scongelati, messi in forno a 200 gradi per 5 minuti a forno caldo e saranno come appena fatti. Ecco amici, questo è quanto abbiamo prodotto. Sono molto soddisfatto. Adesso sono molto caldi, ma dopo, come vedete qua sotto c'è una gratella, li metterò bene sulla gratella, ma si possono già mangiare. Anzi, come vedete, qualcuno qua sotto è già passato e mi ha detto molto buoni. Io ho detto no, devo fare il video, aspetta, niente. Comunque questo è un like indiretto. Bene amici, questo è la coppia ferrarese e alcuni filoncini sempre pane ferrarese, direi anche molto benvenuti, nonostante, anzi direi proprio grazie allo strutto. Bene amici, se vi è piaciuta la ricetta vi metto qua sotto ovviamente gli ingredienti, lasciate un like e ci rivediamo alla prossima ricetta. Vi saluto, ciao!